Sono 5 le minori di età compresa tra i 12 e i 13 anni coinvolte nel giro di prostituzione scoperto questa mattina dai carabinieri di Corigliano del comando provinciale di Cosenza, ma non si esclude che le bambine costrette a prostituirsi siano di più. I clienti erano uomini con discrete possibilità economiche e di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Dalle indagini è emerso che due ragazze da vittime sarebbero poi diventate carnefici, avrebbero infatti avviato la prostituzione anche le sorelle più piccole. È stato assassinato in un bar della città dello Stretto Carmelo Morena, 64 anni, considerato dagli inquirenti vicino al boss Audino. Al momento dell'agguato nel bar c'era soltanto il titolare del locale, il quale dopo aver assistito all'omicidio è stato colto da malore. È indagato per truffa e appropriazione indebita l'ex parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie e San Giovanni in Fiore. I magistrati lo ritengono coinvolto in una cessione fraudolenta di beni ecclesiastici dal patrimonio della parrocchia Florenze. Mancano tele, candelabri e altri oggetti sacri. Il comune non paga e la Sorical sospende l'erogazione dell'acqua. Per proteste, il primo cittadino e la giunta di Frascineto si sono incatenati davanti alla prefettura di Cosenza. Il sindaco: si utilizzi il locale fiume a fini idrici, potremmo avere l'acqua a tariffe agevolate. L'ex segretario generale della CGIL di Vibo, Donatella Bruni, dopo essere stata esautorata, lancia accuse alla gestione del sindacato e dice: sono stata messa alla porta per le mie vicende sentimentali. Se fossi stata uomo, aggiunge, non mi avrebbero trattata così. La Calabria, in base al piano concordato col governo, ospiterà 1.800 immigrati provenienti da Lampedusa. Pronto il piano per la dislocazione, ha detto il presidente Scopelliti. L'idea è quella di utilizzare strutture sanitarie dismesse, tra queste anche l'ex istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello. 10.000 le firme raccolte per chiedere alla regione di investire per ammodernare le cabinovie di Lorica. La petizione promossa dalle forze sociali e dai lavoratori degli impianti sarà adesso consegnata al governatore Scopelliti. Anche ragazzine di 12 anni sarebbero state avviate alla prostituzione e venivano fatte incontrare con uomini maturi tra i 50 e i 70 anni, tutti forniti di buone disponibilità economiche. E così all'alba sono finite in manette 8 persone, tra cui anche due donne, accusate a vario titolo di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Le indagini che hanno portato all'operazione dei carabinieri di oggi, denominata Flash Market, erano state avviate nell'agosto dello scorso anno, ma gli inquirenti pensano che fin dal 2014 esisteva il turpe utilizzo di minori reclutati all'interno di famiglie indigenti del luogo. Quello che i militari hanno scoperto ha dell'incredibile. Due delle ragazze minorenni, già vittime del giro di prostituzione, avrebbero poi svolto un ruolo attivo nel gruppo criminale, facendo prostituire anche le sorelline ancora più piccole. E tutto questo all'insaputa dei genitori. È la prima volta che le ragazzine erano messe a disposizione dei clienti, questi erano disposti a pagare un prezzo maggiore, fino a 250 euro. Esisteva comunque un vero tariffario per le prestazioni che partiva da 50 euro e venivano sfruttate anche ragazze maggiorenni. Gli inquirenti avrebbero dimostrato che almeno in un caso ci sarebbe stata una violenza sessuale di gruppo. Le indagini non si ritengono concluse. Abbiamo volutamente richiesto all'autorità giudiziaria questi provvedimenti e d'intesa con l'autorità giudiziaria proprio per interrompere l'attività e a tutela delle vittime. L'attività futura riteniamo ci possa portare ad accertare ulteriori casi sia di vittime sia di persone che approfittavano di questa situazione. Come al solito si era recato al bar per il consueto caffè prima di andare al lavoro, ma non si aspettava certo che proprio qui, in questo locale, nel pieno centro di Reggio Calabria, avrebbe trovato la morte e che sarebbe uscito in una bara di zingo sotto gli occhi attoniti e disperati dei familiari che, appena saputa la notizia, si sono precipitati sul posto. Carmelo Morena, 64 anni, titolare di una piccola ditta di pitturazioni, è stato raggiunto nel bar Mina dal suo killer, che evidentemente lo aspettava e conosceva le abitudini dell'uomo.
Un'azione fulminea, il sicario appena entrato ha sparato alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto Moreno alla testa, uccidendolo all'istante. Poi è uscito facendo perdere le tracce. Al momento dell'agguato, nell'esercizio commerciale, c'era solo il titolare, che di fronte alla spietata esecuzione è stato colto da malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e gli specialisti della scientifica, che hanno immediatamente isolato la scena del crimine e hanno proceduto con i rilievi. Repertati anche alcuni mozziconi di sigarette e altri piccoli oggetti rinvenuti sul marciapiede antistante il bar, non escluso che possano essere stati lasciati dal sicario mentre aspettava la sua vittima. Dall'esame del DNA potrebbero venire indicazioni utili, così come si spera che le telecamere di sorveglianza presenti in zona abbiano ripreso il killer. Comunque le indagini non si profilano semplici. Il titolare del bar, l'unico testimone oculare, al momento è sotto shock e non ha fornito elementi utili. L'ipotesi più accreditata è quella di un regolamento di conti, di una vendetta all'interno della criminalità organizzata. Morena era considerato dagli inquirenti vicino alla cosca Condello Tegano, predominante in questa zona. Nel 2005 era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Vertice contro la cosca Tegano, ma poi nel processo era stato assolto. Un omicidio eclatante per le modalità, compiuto in pieno centro, in un orario in cui per strada c'è gente e in un frangente in cui la sorveglianza in città è più elevata. Evidentemente chi ha deciso l'eliminazione di Morena ha voluto mandare anche un messaggio simbolico. Guai a sgarrare, si può essere colpiti ovunque, in qualsiasi momento e nonostante tutto. Era il 4 marzo scorso quando nel corso di una conferenza stampa il capitano Raffaele Giovinazzo, comandante del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale, illustrava i risultati dell'operazione che aveva portato al recupero di antichi e preziosi oggetti religiosi, valore complessivo 300.000 euro, che erano stati trafugati dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di San Giovanni in Fiore. Tra questi spiccavano un confessionale e un crocefisso in argento, risalenti entrambi al 1700. Il capitano in quell'occasione spiegò che, seguendo le mosse di un restauratore locale, era stato possibile arrivare a coloro che avevano comprato questi beni, recuperati poi in Piemonte. Le indagini tuttavia non si chiusero lì, dal momento che altri oggetti sacri mancavano ancora all'appello. Oggi la svolta. Il procuratore capo di Cosenza, Dario Granieri, ha iscritto al registro degli indagati un sacerdote. Si tratta di Don Franco Spadafora, già parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie, trasferito a Cellara su decisione del vescovo Nunnari. È stato il nuovo parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie, Don Germano Anastasio, dopo aver consultato l'inventario dei beni, ad accorgersi della mancanza degli oggetti sacri e a denunciare il fatto ai carabinieri. Le indagini che ne sono scaturite hanno portato, come dicevamo, ad iscrizione al registro degli indagati dell'ex parroco. Nell'avviso di garanzia emesso dalla procura nei suoi confronti, infatti, sono scritte nero su bianco le accuse che gli vengono mosse: truffa e appropriazione indebita. Il religioso, insomma, avrebbe sottratto fraudolentemente i beni ecclesiastici di proprietà della Chiesa all'insaputa della Curia. Il sacerdote, interrogato dal pubblico ministero, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il lavoro investigativo è tutt'altro che concluso, ma se l'ipotesi investigativa dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un'altra brutta pagina per la diocesi cosentina, già duramente strapazzata da scandali e reati gravi. Sono decisi ad andare fino in fondo per difendere la loro posizione nei confronti della Sorical. Sindaco e giunta di Frascineto in provincia di Cosenza hanno inscenato una protesta incatenandosi dinanzi alla prefettura Abruzia. Il comune ai piedi del Pollino sarebbe, secondo la società mista che gestisce l'acqua in Calabria, in ritardo nei pagamenti. È per questo motivo che la Sorical ha effettuato una riduzione della fornitura idrica. Sui cartelli e nelle parole del primo cittadino le ragioni di una comunità che rivendica diritti acquisiti nei confronti dell'ente. Frascineto vuole che si applichi la tariffa a 20 lire così come lo stabilisce una convenzione degli anni 60. Siamo disponibili a rivalutarla, siamo disponibili a rivedere la convenzione, ma vogliamo che venga rispettato questo concetto, che è un concetto di riconoscimento e di compensazione di una sottrazione che ci è stata operata. La Sorical questo non lo vuole fare e protestiamo per questo, ma non solo, la Sorical
produce anche e mette in atto un sopruso nei confronti del Comune di Frascineto per indurci alla tariffa che lei unilateralmente ha stabilito. E ci taglia l'acqua. La particolare situazione morfologica del paese condiziona fortemente la distribuzione idrica. Le zone alte rimangono completamente a secco. Loro parlano di diminuzione dell'erogazione, ma alla fine si rivela una interruzione totale per tre quarti del paese, essendo il paese posto in dislivello. Ciò è incostituzionale, ciò è contro la norma, è contro la legge. Vogliamo che qualcuno induca questi signori a rispettare la legge. Immediata la risposta della Sorical alle accuse mosse dal primo cittadino. L'azienda sta erogando quantitativi di acqua potabile anche superiori a quelli di per sé sufficienti a soddisfare il fabbisogno della popolazione residente. Ogni eventuale paventato disagio è addebitabile solo ed esclusivamente allo stato della rete idrica, ricadenti sotto la gestione, la manutenzione e la responsabilità del comune. Infine chiarisce ancora la società mista che, nonostante il tribunale di Castrovillari abbia riconosciuto la legittimità dell'operato di Sorical giustificato dal grave e cronico stato di inadempimento in cui versa l'ente, il comune non ha ritenuto di dover versare nemmeno un acconto sul maggiore dovuto in nostro favore, quantomeno per dimostrare la concretezza degli impegni per ora solo proclamati nei fatti disattesi. Qualcuno l'ha definito la love affair del sindacato. Fatto sta che la vicenda della segretaria generale della CGIL di Vibo Valentia, sfiduciata ed allontanata in malo modo dal proprio sindacato, sta facendo il giro d'Italia, perché tra le sue colpe, con ogni probabilità la principale che le viene addebitata, c'è quella di aver lasciato il marito iniziando una nuova storia sentimentale. Un rigurgito moralista che si rafforza perché la sua nuova, privatissima e personale storia sentimentale è nata con il segretario provinciale dell'altro sindacato, la UIL. Una versione che il segretario regionale della CGIL respinge, spiegando che Donatella Bruni è stata invece dimissionata per ben altri motivi, politici anzitutto, ma la dannata fretta con cui si è voluto allontanare la peccatrice rende poco convincenti queste spiegazioni. Addirittura in meno di 24 ore si è provveduto a cambiare la serratura dell'ufficio di segreteria per evitare che la reproba potesse ancora entrarvi. Dal canto suo, la diretta interessata, pur con evidente amarezza, non ne fa mistero. La vicenda che ha portato alla mia sfiducia non è accompagnata da nessuna motivazione, sostanzialmente. Per chi ha avuto modo di leggere il documento di mozione di sfiducia e ha avuto modo di assistere al direttivo, dove non c'è stato alcun intervento dei promotori di questa sfiducia, segno che non c'era alcuna motivazione politica, mi porta a questo tipo di conclusione. Anni di battaglie, poi come possiamo definirlo, un moralismo antico, un maschilismo che ritorna o semplicemente un bacchettonismo? Sì, io penso che ci sia anche probabilmente una difficoltà per alcune persone di uscire anche da una sorta di bigottismo di cui si è intrisi, magari perché quella è stata l'educazione, quella è stato l'ambiente in cui si è cresciuti, e quindi penso si faccia una certa difficoltà. Quello che fa specie è il fatto che questo avvenga all'interno di un'organizzazione che si ritiene un'organizzazione progressista, che si ritiene un'organizzazione aperta e che si ritiene un'organizzazione che in qualche modo può esportare una democrazia che poi non riesce a praticare al suo interno. Forse ad una donna si perdona di meno. In queste settimane è naturale. Una domanda è: se fossi stato un segretario maschio, me la sono fatta questa domanda, e la risposta non mi piace. ...1800 immigrati di varie nazionalità saranno accolti in Calabria, arriveranno da Lampedusa nelle prossime ore nell'ambito del piano di svuotamento del centro d'accoglienza dell'isola siciliana disposto dal governo. Il progetto ha avuto l'ok del presidente della regione Scopelliti. La nostra idea, ha detto il numero uno di Palazzo Alemanni, è quella di utilizzare le strutture sanitarie dismesse, occhi puntati in provincia di Cosenza sull'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello.
appello. Si tratta solamente di una manifestazione di interesse fatta dal curatore del fallimento Istituto Papa Giovanni XXIII, una manifestazione diretta al prefetto Caruso di Palermo. L'ex casa d'accoglienza per pazienti con disabilità di tipo psichiatrico, per come è messa dopo 2 anni di abbandono, non sembra però in grado di poter accogliere gli immigrati. Il paese chiamato in causa è diviso. Abbiamo avuto una discussione molto accesa, diciamo che siamo un po' divisi, c'è chi per il sì, chi per il no, ad oggi prevalgono quelli che sostengono il no, dicendo che non, fondamentalmente si ha paura del fatto che possano arrivare degli extracomunitari qui. E quindi c'è questo clima di paura. In pochi parlano, c'è molto scetticismo, oltre la sorpresa di aver scoperto che la struttura considerata non idonea ad accogliere gli ammalati potrebbe essere trasformata in un centro d'accoglienza per i migranti. L'accoglienza, figurate, o la solidarietà si può fare, però si può fare a certe condizioni, non di certo lasciando le nostre case agli immigrati, no? Cioè ci vuole la vivibilità anche per la cittadinanza. Non trovo sia una cosa corretta mandare 1.300 immigrati in un paese di 300 abitanti. Dagli insulti e dalla mancanza di credibilità ai complimenti, riconosciuta l'inversione di tendenza e compiaciuto il presidente della regione Giuseppe Scopelliti al termine della riunione romana al tavolo Massicci, ovvero al tavolo di trattative sulla situazione sanitaria calabrese e sul varo del piano di rientro aperto presso il Ministero dell'Economia. Il governo regionale ha incassato importanti risultati, a cominciare dall'autorizzazione all'accensione di un mutuo per poter ripianare i debiti antecedenti al 2005, che consentirà una immediata liquidità, ha sottolineato lo Scopelliti, e quindi una boccata d'ossigeno per la gestione del settore, attraversato da forti criticità anche nella disponibilità di risorse da utilizzare per il funzionamento corrente. Ma non solo, via libera alla definizione anche di un cronoprogramma insieme ai ministeri competenti per i prossimi obiettivi da raggiungere, che permetterà lo sblocco delle premialità sul Fondo Sanitario Nazionale non ancora erogate dallo Stato. Tradotto, nuove possibilità di manovra grazie alle risorse che arriveranno dal governo centrale, che aiuteranno l'operazione di riorganizzazione della sanità calabrese. Ovviamente c'è ancora tanto da fare, ha detto Scopelliti, ma siamo a buon punto e soprattutto abbiamo imboccato la strada giusta per rendere più efficiente e sicura la sanità calabrese, come ha riconosciuto oggi anche il governo nazionale, che nel complimentarsi per il lavoro fatto ci ha riconosciuti come interlocutore valido, cosa finora mancata. Una rete e una porta adattate al letto nel bagno del palazzetto dello sport di Amantea, struttura progettata nella seconda metà degli anni 80 e realizzata parzialmente esattamente 10 anni dopo. Dal 95 ad oggi il cantiere è rimasto in stand-by. Le uniche parti completate sono state utilizzate di tanto in tanto come rifugio o luogo di appuntamenti, come dimostrano immagini come queste. Le finestre invece sono state divelte dai vandali. Della costruzione del palazzetto si iniziò a discutere nel 1984 per rispondere alle esigenze del territorio. Nel basso Tirreno cosentino infatti non esistevano luoghi deputati all'attività sportiva. Il cantiere venne realizzato nel 1995 grazie ad un finanziamento del Ministero e della Regione di quasi 2 miliardi delle vecchie lire. In un anno venne costruito lo scheletro della struttura che avrebbe potuto ospitare fino a 1.000 persone. Finita la prima tranche di finanziamenti, anche i lavori si sono arrestati. Opera ferma quindi da 15 anni, salvo qualche progetto di recupero dell'immobile mai andato in porto. Il palazzetto ora potrebbe essere completato grazie ad un finanziamento della provincia di Cosenza, pari a 1,5 milioni di euro. In questi mesi i tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi nella struttura. Il bando di gara è stato effettuato e i cantieri dovrebbero essere appaltati entro la fine di giugno. Impianti di risalita all'Orica, raccolte 10.000 firme che saranno consegnate al governatore Scopelliti nel corso del prossimo consiglio regionale. Giungerà dunque a Palazzo Campanella la richiesta di turisti, operatori del settore, istituzioni locali e sindacati di stanziare i fondi per l'ammodernamento delle strutture sciistiche dell'altopiano Silano. Priorità assoluta, è sottolineato nel documento, la costruzione della nuova cabinovia della cittadina, considerata perla della Silano.
Sila, esigenza che nasce da un patto concreto, la scadenza del 2012. Anche le ovovie hanno una cosiddetta vita tecnica, indicato cioè un termine oltre il quale c'è bisogno di un massiccio intervento. Per l'Orica la data è fissata l'anno prossimo, è corsa dunque contro il tempo per rinnovare gli impianti ormai obsoleti, ma frequentati da sciatori che arrivano anche da fuori regione e dall'estero e che spesso mettono in evidenza la contraddizione tra la bellezza dei luoghi e l'inadeguatezza degli impianti. Un progetto che sta a cuore non solo alle forze sociali, quali la CGIL, che ha promosso l'iniziativa, ma ad un territorio che vive di turismo e che dalla neve trae ricchezza e lavoro. Albergatori, ma anche lavoratori degli impianti di risalite, scuole di sci. Il messaggio, anzi l'appello lanciato alla regione, è nelle parole di Pino Rota, segretario della FIL-CGL, il quale ha ribadito che gli impianti di risalita rappresentano una reale possibilità di rilancio socio-economico per l'intero territorio calabrese, nonché un servizio di mobilità turistica che deve necessariamente trovare nella politica regionale risposte per un rilancio dell'intero comprensorio.